A voi che ci conosciamo meglio, ci posso domandare qualcosa? Domanda, domanda. Basta che non sia mica roba di segreto provvigionale. Ah no, a voi non so mica una putacciona, no? Allora, cosa vuoi sapere? Eh beh, non hai mica paura che una di tuoi pazienti ti desse un sida? Ma si scemo che? Cosa? Non faccio mica l'amore con il mio paziente. Ah bon? Enfin, ah bon? Ah bon, non ti senti più un logo? Mi devo andare? Ma... cosa ti ho detto? Ci vuole fare piano con il sida, no? Orlando, cosa vuoi domandare oggi? Sai già che mi piacerebbe? Non cosa? Un bello rodo. Ah, non c'è mica tempo per fare un brodo, eh? C'è la sbucciare i bombi, i garotti, una ogni, no? Allora, una fondue bourguignon. Con la maionese? Ma da sicuro che la maionese. Vuoi demore? Eh? Carne fritta con l'olio e maionese, roba mortale. Allora, cosa vuoi farmi mangiare? Carne ulita con la mostarda. Mi faccio un brodo. Le voix du Seigneur sont impénétrables. Per farmi vendre un brodo, s'obliga a passare per avant du bourguignon. Ojo, capiaduto. Adi un'idea. Ai, oh, mi va di chi. Un viaggio non mai è due idee. Ah, oh, sta a sente. Sai ciò che m'ava? Un boys band. L'emma di amma. O gago dos boy. Non si va già non manco più i boys band, dai. Oh, ma si scemo che? Femme un boys band gorse, non si è mai fatto. Quei canzoni gorse e da redo di sciacche ma penne di musica techno, vedi? Allora forse dimmi, ma dondo è Jojo, chef. Dai, do govone, qual è che ha avuto l'idea? So io, chef. Vai, con ti valza sono tutti. Con tu valzo, tu sei sempre di ritardo, un po' on a manco un ritmo. Chi Jojo non mi co ritmo? Fallo con Orlando do boys band, vai. Ti rendi conto? Non è manco cominciato che ci siamo rattazzati. Come i più grandi gruppi. I Rolling Stones. I Wars Apart! C'est quoi cette poutre dans les toilettes? Poutre? Je sais pas, c'est le désodorisant que je viens d'acheter. Ah, je sais pas si ton odorat est détraqué depuis que tu habitais Paris, mais cette odeur est pue, hein? Peut-être, mais je sais pas, j'ai pris fraîcheur des îles. Fraîcheur des îles? Oui. Non, ça sent la poubelle. Ça sent le sandwich périmé et le métro. Alors j'ai dû me tromper, c'est pas fraîcheur des îles. Non. Ou alors c'est fraîcheur Île-de-France, monsieur. Île-de-France, ouais. Servi a me, io. Ah, allora Orlando, bene sì o no? Di cosa parli? Andiamo a tu, di cosa? Sto nella vola di Aolpe. Ma senti, è un animale pericoloso. Attorno a morsicare una igiene di persona. Allora, fermo sì o no? Io non è che una Aolpe, tu ne parli come se l'era un gatto mammo. Vuoi che lo morsichessi torna a due o tre becci? Fermo. Ma senti, a me resta cosa fare? Ma appunto, ben anche Clodo a tu. Clodo? Siamo ancora da non fuggire. A me mi ha detto, cioè vieni per la pa. Ha detto allora, vieni per la pa. Vieni per la pa. Che lui è? Oh, ma salvi, c'è uno. Orlando, non volete mica imparare qualcosa? Una lingua o... Una lingua? Ballo corso, francese, italiano e inglese, o asterà, no? Allora fa un lavoro manuale? Ha giocato a moita sana con le mamane. Allora appena hai sport? A moita? Sport. Sport è buono per il cuore, no? No. Allora appena di meditazione, e fagile e calmerà? So calmo. Ti sto assente di buon la so quanto, senza di nunda, e non ti ho mai messo fuori a calci in culo, va bene, no? Vai, Gandhi! Ti la bene di quella Marilu?
Eh babà, poco bezzone, no? Quello che tu mi hai detto per sottagonere, faccio come se ne esistie, mica una vedia, mica da me ne sole. Ad avva, come vera non taga la mita. Benuta che... No, è sottita con un altro. Allora hai troppo aspettato, allora. Allora non era mica abbastanza calamitato. Oh, allora, di chi eri troppo calamitoso, no? Codassi. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Oui, je t'aime. Oh, à qui tu dis je t'aime? Oh, ma biguette, à ma mère. D'ailleurs, tiens, elle est en train de me dire à quel point t'as trouvé magnifique sur la photo que je lui ai envoyée. La photo? Quelle photo? Oui, une photo où tu es en maillot sur la plage. Elle me disait à quel point elle trouvait ton corps, mais splendide. Ah bon? Ah oui. C'est un compliment, hein, surtout au nom de ta mère. Oh, pourquoi tu dis ça? Tu l'as jamais entendu m'avouer l'admiration qu'elle avait pour toi. Ah ouais, elle me disait toujours, mais quel courage, quelle force pour s'occuper d'un village toute seule comme ça. Elle dit ça. Ah, parfaitement. Et bien, elle a même rajouté que si elle avait dû avoir une fille, elle t'aurait ressemblé exactement. Oh, c'est vrai. Mmh. Mais tu diras à ta mère de ma part que c'est pas la peine qu'elle me monte la ségue. Il est hors de question qu'elle passe tout le mois de juillet ici. Hein? Une fille comme moi, j'aurais tout entendu, dis. Moi, j'aurais dû m'arrêter à la photo. Hein?